in viaggio verso la Sainte-Auriole, dove faremo la prova generale del Requiem, e incontriamo anche la Tour Eiffel. Siamo con la bellissima Mitsuko, la mia collega di Japan Arts. La parola giapponese del giorno, Mitsuko, che cosa vuoi dire al pubblico italiano? Subarashii. Che cosa vuol dire? Fantastico. Bravissima, sei molto più brava di noi. Grazie mille, ciao. Grazie. Eccoci finalmente nella mitica Suntory Hall, la sala con l'acustica più bella del mondo. Siamo quasi pronti per la prova generale della messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Barbara Frittoli nel backstage della messa da Requiem è mattina, quindi lei è gentilissima. Qual è il segreto di una carriera così lunga, così felice, senza neanche una ruga? Magari. No, vabbè, bisogna sempre studiare, cercare di essere sereni il più possibile, anche se la vita delle volte non ti aiuta, però bisogna fare così. Grazie, complimenti, continua così. Grazie, ciao. Ciao. Le immagini del Requiem che vedrete nella pila di passione sono state girate stamane, la prova generale, perché non si può stare in sala con un iPad a filmare alla Sainte-Auriole Hall. Comunque, vi garantisco, l'acustica, anche col teatro vuoto, è incredibile. Manca più di un'ora all'inizio della messa da Requiem di Giuseppe Verdi e davanti alla Sainte-Auriole Hall c'è già una lunga fila per cercare di prendere gli ultimissimi biglietti. Sull'eco di questi applausi si chiude la puntata di Pillole di Passione dedicata alla messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Un successo straordinario, una standing ovation, una sala dove il silenzio è più silenzio e il suono è più suono.